Anche Fabrizio Lucchesi qui a Coverciano, pronto a carpire qualche informazione su qualche giovane dell'Under 21 o anche dell'Under 19, l'Under 20 per il tuo Pisa? Ma guarda, questi sono momenti importanti perché questi sono le 50-60 ragazze che si sono distinti e quindi al proprio interno ci saranno giocatori e avranno anche futuri radiosi, giocatori che avranno bisogno invece di fare campionati diversi. Questi sono momenti di aggiornamento professionale importanti da seguire. Parlando invece del mercato in corso, quello della Serie A, ti aspetti un colpo importante da parte della Juventus? Si è parlato molto di giocatori stranieri, di Llorente, di Drogba. Alla fine chi potrebbe arrivare per i bianconeri? Guarda, secondo me arriva qualcosa di importante davvero, non arriva nulla, perché io credo che in questo momento la logica di cercare un'operazione possa fare la differenza, gli serve probabilmente, ma mi sembra siano andati su giocatori molto importanti, difficili da arrivare. Se questo dovesse essere, sicuramente allunga ancora di più il gap con le altre, che la Juve secondo me è la squadra più forte. Ma se non dovesse arrivare, credo che poi alla fine potrebbero anche non far niente. Quindi secondo te neanche Immobile potrebbe rientrare alla Juventus? Ma non lo so se glielo danno, questo sinceramente, quindi insomma vedo una partita molto aperta e se si conclude, si conclude sul filo di là negli ultimi giorni. Il Milan farà qualche colpo in avanti? La dovrebbe fare, ce l'aspettiamo tutti, faccia qualcosa. Mi sembra finora si sia più che altro dedicato a sistemare un po' quelle due posizioni che avevano di giocatori importanti sul mercato, uno l'hanno fatto, uno no. Qualcosa dovranno fare, sì, il Milan penso faccia qualcosa. Qual è il tuo punto di vista sulla questione Sneijder? Ti sei mai trovato a gestire nella tua carriera situazioni simili? Sì, mi è successo tante volte, ma succede a tutti noi operatori quasi tutti gli anni. Lì c'è un contratto negoziato in momenti in cui i valori del costo del lavoro erano diversi da di oggi. Oggi quei contratti lunghi come allora si tende a non farli. Era un contratto lungo con basi economiche molto alte. L'Inter ha detto cerchiamo di allungare, quindi praticamente spalmando un po' il compenso. Succede a tutti noi tutti gli anni, a tutti noi operatori. Non c'è la disponibilità dell'atleta, a quello che ho capito, e quindi l'unica alternativa è trovare una squadra e cedere il giocatore. Senti, cosa pensi invece di Bellomo che è conteso da varie società, dal Milan, dall'Inter, dalla Fiorentina anche? È secondo me una bella partita perché siamo in presenza di un ragazzo interessante, di un giocatore interessante, e quindi è giusto che abbia, secondo me, io lo stimo, è giusto che abbia queste alternative importanti perché secondo me è un giocatore destinato a diventare importante. Per chiudere, è la Fiorentina per adesso la regina del mercato? La Fiorentina si è mossa molto bene, secondo me si è mossa molto bene con un'operazione tra l'altro non prevista, che ha un piccolo margine di rischio ma molto calcolato e si è mossa bene, con operazioni mirate e soprattutto si vede che c'è dietro una logica a quello che stanno facendo. Io però in questi 15 giorni che rimangono ritengo che per fare un bilancio bisogna aspettare perché qualcosa può succedere, anche nelle altre squadre.